Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della gara ITAS Trentino Rana Verona, terza giornata di ritorno di Superlega. Grazie coach Dario Simoni per intervenire oggi e come sempre parto col chiederti di una presentazione insomma dell'avversario che ci attende e della partita soprattutto. Grazie. Buongiorno a tutti. Beh, la partita l'abbiamo disputata 2 settimane fa circa, insomma è una partita difficile contro la prima in classifica, quindi sarà una partita complicata. Loro stanno giocando bene, giocano molto bene anche attualmente e noi siamo, diciamo, sulla carta comunque inferiori. Non andiamo lì sconfitti, ma con l'obiettivo di fare bene e di proseguire il lavoro fin qui fatto, ma siamo ben consci, insomma, dell'avversario di fronte al quale ci troviamo, un avversario che ha davvero pochi punti deboli. Ecco, la domanda che si fanno i tifosi è questa: rispetto alla gara persa in maniera abbastanza netta in Coppa Italia a Trento, poi c'è stato questo exploit, diciamo così, a Modena nell'arco di pochi giorni. È cresciuta molto Rana Verona oppure gli avversari erano diversi? Perché Trento fortissima e Modena è obiettivamente in difficoltà, avendo perso 4 partite di fila per 3-0. A mio parere sono tutte e due le cose. Noi a Trento abbiamo giocato obiettivamente molto male e loro molto bene, però noi abbiamo giocato molto male. E era nelle nostre intenzioni non ripetere una prestazione come quella di Trento. E quindi a Modena ci siamo espressi ad un livello di pallavolo ben più alto. Abbiamo incontrato una squadra, come dicevi tu, molto in difficoltà. E quindi, diciamo, ne abbiamo approfittato ed è ne scaturita questa prestazione. Però diciamo che a Modena è stato un incontro tra le due cose: la nostra volontà di fare meglio, e in parte ci siamo riusciti, ma proprio dal punto di vista tecnico e di attenzione siamo stati più bravi, e loro, ripeto, molto in difficoltà. Ecco, sotto il profilo sia fisico ma anche tecnico, questa Rana Verona a che punto è come percentuale rispetto a quello che può dare, secondo i vostri obiettivi che ben sapete? Ma secondo... Allora, al momento, ecco, ora come ora. Sì, io penso che siamo a un 70%, considerando il 100% come una squadra che ha raggiunto il massimo potenziale dal punto di vista tecnico e fisico. Abbiamo ancora dei grossi, secondo me, dei grossi margini di miglioramento. Dobbiamo però concretizzarli, cioè dire, questo non vuol dire che ci arriveremo al 100%, il nostro obiettivo è arrivare lì, però secondo me abbiamo ancora dei buoni margini. Ecco, per quanto invece riguarda il recupero dei giocatori, a che punto siamo? Cioè, ogni giorno sempre meglio, qualche singolo non è ancora il top, come li vedi? No, li vedo discretamente bene. Keita è sempre più presente in campo, sempre più presente in allenamento, insomma un giocatore che devo dire è quasi del tutto recuperato, e con gli altri siamo in via di guarigione. Anche Grozdanov, che ha avuto questo problema al dito, insomma nell'arco di una settimana dovrebbe ricominciare a fare allenamento, anche se allenamento completo, anche perché si sta costantemente, quotidianamente allenando. Una squadra, anche alla luce della sconfitta in Coppa Italia, dov'è che sicuramente non bisogna commettere errori rispetto alla gara di Coppa Italia contro Trento? Ma appunto lì, errori. Abbiamo commesso troppi errori in attacco, cosa che di solito non facciamo in questa entità, di solito sbagliamo meno, là invece abbiamo sbagliato molto. Dobbiamo essere più lucidi sia dal punto di vista tecnico che tattico, perché loro ci hanno aggredito subito e noi siamo andati veramente tanto, tanto in confusione. Dobbiamo ripartire da lì, essere un po' più lucidi, direi, non tranquilli, perché è difficile con un palazzetto così e una squadra così, è difficile giocare tranquilli, però più attenti alle nostre cose e alle cose che abbiamo provato in allenamento. Ecco, la vittoria a Modena ha portato tanto entusiasmo, ma bisogna restare coi piedi per terra, credo. Assolutamente sì, perché comunque fossimo tra le prime 4 in classifica ti direi bene, sono contento, va tutto bene, abbiamo ancora tanto da fare, il campionato è ancora lungo e abbiamo tanto da dimostrare, quindi la partita di Modena è stata una vittoria importante, sono 3 punti importanti, ma non abbiamo fatto niente
e quindi dobbiamo, come ti dicevo, dobbiamo colmare questo gap del 30% e poi possiamo cominciare a ragionarci sopra. Adesso dobbiamo assolutamente stare coi piedi per terra. Trento oltretutto che arriva da una vittoria in Champions League. Sì, e loro hanno veramente una solidità di squadra incredibile, una tranquillità e una solidità che lo avverti quando giochi. E anche la vittoria in Champions League, insomma, consolida questa cosa, conferma questa cosa qua, questo trend. Una partita che in ogni caso potrà servirvi per dire, contro Trento, che al momento è veramente una squadra stellare, la più forte di tutti, potrà servirvi per dire siamo arrivati a questo punto, ecco, un ottimo test, comunque andrà a finire la partita. Secondo me sì, io credo e voglio sperare che l'affronteremo con un approccio diverso, e questo ci fa capire dove siamo, appunto come dicevi tu, dove siamo dal punto di vista proprio tecnico della squadra. Ecco, i tifosi che cosa promettiamo per questa, che verranno numerosi credo a Trento, che cosa promettiamo? Promettere è difficile. Io posso dire che sono convinto che non ripeteremo la prestazione fatta in Coppa Italia, ecco, questo sì. Saremo sicuramente più combattivi, però non posso promettere nient'altro. Ecco, ultima cosa, comunque la squadra ha acquisito sicuramente fiducia nei propri mezzi con questa vittoria a Modena, credo. Sì, è normale, ogni vittoria ti fa sentire un po' più consapevole di quello che sei, del lavoro che stai svolgendo, perché a volte anche con i giocatori è in generale questo, no? Ogni allenatore deve cercare di far capire a loro che il lavoro che si sta svolgendo è nella direzione giusta, anche se magari loro devi combattere contro le loro abitudini, loro devono cominciare a credere in quello che si sta facendo, ed è da un po' di partite, insomma, che la squadra sta confermando tutto questo. Coach, ti faccio un'ultima domanda che ci è arrivata dai colleghi. Ecco, Modena è arrivata alla quinta vittoria consecutiva, quindi si è vista una squadra sempre più in crescita, e ci chiedono cos'è scattato, al di là del recupero appunto di alcuni giocatori, di una condizione fisica migliore, e all'interno del gruppo, proprio anche se si sa che il livello, la qualità dell'allenamento è sempre stato lo stesso. E cos'è scattato per poi infilare una striscia positiva di questo tipo e anche contro avversari importanti, perché Milano, Lube e Modena non sono certamente gli ultimi arrivati. Ma io credo che non è che scatta qualcosa di importante, per cui si dice vinci una partita e basta vincere una, l'ho sentito tante volte, basta vincere una partita e poi partiamo. Non è così. Io credo che ci sia allora, prima di tutto la qualità dei giocatori è molto alta. Abbiamo due opposti di altissimo livello, e avevamo Keita nella prima parte di campionato da recuperare. Abbiamo avuto una serie di problemi fisici che ci hanno tolto tanti giocatori, o magari non li hanno tolti ma non si sono mai potuti allenare in maniera costante. Quello che è successo è stato che gradualmente li abbiamo recuperati, di conseguenza il livello dell'allenamento si è alzato e loro hanno cominciato a dimostrare quello che sono. Già Voronoke è un giocatore veramente importante, e una volta abbandonati gli acciacchi fisici ha potuto allenarsi e ha potuto giocare così come sa. Lo stesso Keita, lo stesso Mosic, così come i centrali. Cioè, avevamo avuto anche qualche problema con i palleggiatori e anche da lì ne siamo usciti, hanno continuato a lavorare e di conseguenza sono migliorati. Quindi non è un scatta qualcosa, è proprio una cosa molto semplice. Quando hai la squadra, la squadra si può allenare, può esprimersi ad alto livello. Anche all'inizio del campionato abbiamo perso delle partite, per esempio in casa contro Modena, con noi che eravamo veramente messi un po' in difficoltà dal punto di vista dell'organico. Però la squadra ha sempre combattuto, quindi della qualità sotto c'era la necessità di lavorare e di avere tutto l'organico al completo. Perfetto, grazie mille. Prima di chiudere do un paio di comunicazioni. Da qualche ora è finalmente online il Verona Volley Store, lo shop online dove è possibile acquistare i prodotti ufficiali del club di Rana Verona, e basta consultare il sito internet veronavolley.it nella sezione shop e sfogliare tutto il catalogo, insomma la collezione è disponibile. Inoltre è aperto anche il canale ufficiale WhatsApp, dove poter rimanere costantemente e quotidianamente aggiornati su tutte le notizie che riguardano Verona Volley
e il club in generale. Grazie ancora coach Dario Simoni e appuntamento quindi domenica al Palatrento alle 18. Grazie, buona giornata. Grazie.